Eccoci qua finalmente in questa prima puntata delle conversazioni. Siamo in compagnia di padre Raffaele Giacopuzzi, detto padre Raff. Ciao padre Raff. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, ti ringraziamo per essere con noi. So che hai avuto un piccolo contrattempo, diciamo i contrattempi del mestiere, no? Accade. Siamo riusciti a venire fuori, sembra. Anche perché tu, lo ricordiamo per chi ci segue, salutiamo prima di tutto i nostri radioascoltatori e i nostri telespettatori in questo caso, sei parroco da pochi mesi in realtà in quella che è la parrocchia dove tu sei stato per vice parroco per tantissimi anni, ovvero Santissima Trinità Villa Chigi nel quartiere Salario a Roma. Esatto, 12 anni ci sono stato, adesso questo nel 13° sono diventato parroco. Ecco, allora, oggi noi vogliamo fare un focus con te anche sulla situazione, come si sta vivendo appunto nelle parrocchie di Roma. Noi lo ricordiamo, siamo una radio che ha soprattutto questo obiettivo, quello di essere, di raccontare quello che succede appunto nelle parrocchie della diocesi di Roma, e vorrei subito partire chiedendoti fede e lockdown, come sta andando? Fede lockdown non è semplicissimo, è un periodo in cui la cosa che forse mi costa di più, diciamo così, è di avere la percezione, diciamo così, a pelle di tanta gente che fa fatica, insomma, no? Anche psicologicamente, anche così emotivamente. E non è facilissima da raggiungere. La fede oggi, abbiamo visto, insomma, ci sono tantissimi tentativi di raggiungere le persone con i mezzi che ci sono, quindi attraverso il web essenzialmente, e con le messe in streaming, con altri modi di incontrarsi. Noi per esempio stiamo portando avanti, non direi a fatica, direi in maniera diversificata ma intensa, un corso in preparazione al matrimonio che nel frattempo, poverino, è in corso, non dico che si dissolve, ma ha sempre più questa piccola erosione del fatto che nessuno ormai sa più quando potrà sposarsi, diciamo, no? Quindi nel frattempo che si preparano slittano tutte le varie date una dietro l'altra. Però ecco, in questo momento così di incertezza, per esempio io ho scelto di mantenere tutti gli orari normali, quotidiani delle celebrazioni, e vedo che è un aiuto a qualcuno almeno a darsi un ritmo, a dire vabbè, c'è un punto fermo. E se pensiamo soprattutto alle parole del Papa in questi periodi, sempre sobrie ma sempre potenti, io cioè, vedo tantissima gente, insomma, che dice beh, ci sono tante chiacchiere, poi ogni tanto c'è un'ancora a cui aggrapparsi, e quasi sempre attualmente è quella della fede, perché di parole significative in giro ce ne girano poche, ma molto spesso alla fine si va a scoprire che le dicono i preti, insomma tutti gli altri sono lì che chiacchierano su quando si riaprirà, come si riaprirà, e che è importantissimo, ma a volte è più una chiacchierata che non una serie di cose oggettive, insomma. Per cui sul senso oggi tanta gente si sente chiaramente, insomma, la vicinanza della Chiesa, anche se in questa maniera. Poi vabbè, cerchi di fare qualcosa in più che esca da questo. Noi per esempio lavoriamo anche molto con i poveri, insomma, che sono in tanti, che bussano alle chiese. Anche questo fa parte del lockdown attuale, insomma, è uno dei modi in cui tanta gente incontra il volto di Cristo che è attento ai tuoi bisogni, insomma, e oggi anche questa è un'esperienza quotidiana, insomma, il modo in cui prestiamo anche il volto a tutto il resto delle persone che stanno chiuse in casa o che ci portano aiuti, insomma. Ecco, quindi la risposta un po' dei parrocchiani qual è? Cioè, loro vorrebbero, chiaramente immagino, continuare anche a partecipare, e partecipano. Qual è un po' la loro risposta? La risposta è: chi può passa un attimo dalla chiesa a dire una preghiera, e succede, insomma, abbastanza in maniera quotidiana, insomma.
oppure noi abbiamo anche una bella statua in cortile di Maria e ogni tanto arriva anche qualche mamma con un bambino, qualcuno insomma si ferma un attimo. Abbiamo creato proprio delle aree delimitate in modo che ci siano proprio le distanze, ma dove ognuno possa esprimere anche in maniera breve, insomma, questo suo bisogno di Dio. La gente ti guarda, la gente ha bisogno di essere tirata su di morale, di essere incoraggiata e di vivere in profondità questo momento. Quindi risponde anche con gioia, direi, no, ai vari input che diamo. E poi c'è il quotidiano di proporre ogni tanto qualcosa da fare in casa, a livello di celebrazione, a livello di catechesi, e anche da questo punto di vista, insomma, vedo tanta gratitudine, ecco, in giro, questo è bello, questo Ecco, lo senti. una cosa importante. Tu hai celebrato il 29 marzo scorso una messa particolare, perché proprio in risposta, no, nel cercare di dare coraggio alla tua comunità, sei salito sul tetto della chiesa e hai celebrato. Ha fatto un po' scalpore questa messa? Allora, intanto era il giorno dell'ora legale, quindi ho svegliato tutti un'ora prima di quello che prevedevano, tra virgolette, no? Con una ricamplificazione che per puro caso, per pura provvidenza mi sono trovato in questo periodo in casa perché di per sé appartiene a un'altra zona d'Italia, ci serviva per una via crucis che non c'è mai stata. In ogni caso, sì, ho visto tante facce felici proprio, sorprese, è stata una bella sorpresa per le persone qua attorno. Soprattutto una bella sorpresa. E ho visto tanti occhioni spalancati, no? Qualche applauso, ma soprattutto qualche piccola lacrima che ha fatto. Cioè, intanto più che altro ci ha detto grazie perché in questo modo ci tieni uniti, ecco, e penso che sia quello il fatto. Cioè, c'è una comunità e va risvegliato proprio questo senso di comunità. E così, da quella domenica lì, ogni domenica io mi arrampico sulla mia bella scaletta Pioli. Perché quella abbiamo sì, di 7-8 metri, poi tiriamo su tutto il materiale, in un'ora prepariamo e poi la gente si affaccia, si scambia gli auguri di Pasqua. A Pasqua hanno fatto anche un po' di cartelloni di auguri dai vari balconi, in modo che tutti comunicavano anche con gli altri. Insomma, quindi sì, io sono lì al centro, i balconi alcuni sono molto vicini, diciamo, proprio subito di lì della strada, ma è bello. Perché si è catalizzatore, insomma, di tutte queste persone che in qualche modo trovano un modo per incontrarsi attorno a Gesù. Questo sì. Possiamo dire che magari è così, arrivi anche a chi è lontano, no, dal mondo della Chiesa o si è allontanato. Sì, beh, chiaramente poi mica tutte le finestre si aprono, magari uno a un certo punto comincia a mandare un po' di musica metal, poi si intuisce che qualcuno è andato a suonargli al campanello e a dirgli scusa, stiamo ascoltando la messa. Piccole dinamiche sicuramente ci sono, però mediamente sì, c'è qualcuno che mi ha anche proprio scritto che questo modo di questa chiesa che va verso l'esterno è sempre una cosa che colpisce, insomma, no? E sull'evangelizzazione, io se posso, sempre sono molto propenso a fare un passo in più, piuttosto che uno in meno, per cui è bello trovare questi riscontri e vedere una chiesa che non ha paura, insomma, no? Beh, questo è molto importante, anche perché ricordiamo il quartiere dove sei, che è il quartiere Salario, è un quartiere molto popolato. Sì, certo. Ecco, io Certo. vorrei ricordare anche che la nota del Ministero dell'Interno del 27 marzo scorso specifica che le celebrazioni eucaristiche sono consentite con un numero ristretto di fedeli che aiutano in questo caso, insomma, il sacerdote nella celebrazione, così come la preghiera personale è consentita in chiesa, ma solo se c'è una distanza minima di 1 metro tra i fedeli e quello di raggiungere il luogo più vicino di culto. Ecco, questo lo ricordiamo che la CEI lo ha Non c'è ricordato nelle divieto, sì. note ufficiali. Ecco, perché è Certo. importante anche fare chiarezza in questi momenti, perché le persone sono un po' disorientate insieme a tutti questi decreti, insieme a tutte queste note che arrivano. Quindi Hai ragione. ricordare che è importante questo.
Quindi, che cosa ti manca della tua comunità, diciamo, dei tuoi parrocchiani? Di incontrarli, quindi un po' il contatto con loro? Beh sì, lo scambio, l'incontro, gli abbracci, comunque no, cioè, questo, cioè, un prete comunque sposa la Chiesa, insomma, che non è solo una gerarchia, anzi, prima di tutto è una comunità, tanto più il parroco, no, vive anche questa spiritualità in maniera più intensa, anche perché poi è tutta una serie di piccoli stillicidi o di piccole gioie quotidiane, e quindi sì, l'incontro con le persone è importantissimo, insomma, è il primo modo in cui il Signore ci parla, insomma, secondo me, quando siamo a servizio di una comunità. Però, ripeto, sì, mi manca, poi mi mancano i campi, il nostro oratorio qui dietro, che di solito in questo periodo è strapieno di bambini, di mamme, di ragazzi che giocano, di grida, di allegria, no? Per cui chiaramente sembra a volte di essere in un acquario rispetto alla situazione normale. Fortunatamente col lato del volontariato non è che ho tantissimo tempo di sentirmi solo, però sì, quella comunità lì fatta di mille piccoli problemi che però testimoniano soprattutto una comunione, una vicinanza e un ascolto reciproco, dove al centro resta comunque il Signore, manca, insomma, sì. Ecco, io ti volevo chiedere anche, ma tu da parroco, da sacerdote, cosa chiederesti adesso al governo, no, in prospettiva alla fase 2? Secondo te cosa sarebbe necessario per far ripartire anche da questo punto di vista la vita nelle parrocchie? Io chiederei un po' di regole che abbiano un senso e che non siano date solo per fare delle regole. E quindi, secondo me, che ne so, chi ha spazi anche all'aperto, che possa proporre una celebrazione dove ci sono le distanze, magari c'è anche un po' d'aria e quindi magari non c'è il problema dello stare al chiuso, che io posso comprendere, insomma, che uno al supermercato ci va e cerca di uscire più presto, uno in chiesa ci va e ci sta per un'ora, no? E canta, non è che, cioè, sono tutte situazioni particolari, però di trattare la gente, insomma, un po' più da persone che hanno il loro cervello e che sanno organizzarsi dopo questa lunga palestra che abbiamo fatto tutti quanti, e quindi di fronte a cose sensate, a spiegazioni, a regole, chi sta dietro a quelle regole che possa poi esprimersi, secondo me quello sarebbe il passaggio da fare, perché al momento, ma io penso che anche gli stessi tutori dell'ordine molto spesso non abbiano le idee particolarmente chiare, almeno dagli episodi che vengono raccontati, ti dà più l'idea di un po' di stato di confusione, un po' di margine di intervento molto ampio, rispetto però a non capire il senso di quello che sta succedendo. Ecco, per cui secondo me delle comunità che riescono a organizzarsi, a tenere le distanze giuste, eccetera, eccetera, si potrebbe anche cominciare, magari così come adesso io sono sul tetto, se vado giù nel campo da calcio, io 300 persone a distanza, ampia distanza di sicurezza, riesco a tenerle. Però se non ho delle possibilità concrete, anche di qualcuno che magari si prende la briga piuttosto di venire a verificare, io posso mettere un servizio d'ordine. Insomma, ci si tratta tra cittadini italiani e non tra minori e maggiori, insomma, secondo me si potrebbe cominciare a fare qualcosa di concertato per bene, che parli di un dialogo invece che di una imposizione, ecco, diciamo così. Senti, non abbiamo detto che tu sei un sacerdote sermatino, vieni da Verona, ma vivi da tantissimi anni qui a Roma e sei un musicista, un cantautore, sei, voglio dire, molto attivo da tantissimi anni sia nella tua congregazione ma anche nella diocesi di Roma, nella pastorale giovanile. È importante ricordare che tu sei l'ideatore del Good News Festival, questo festival di Christian Music che per tanti anni è stato fatto sia a Roma, ma che insomma raccoglieva anche tanti giovani cantautori di Christian Music in giro per l'Italia. Quindi sì, è importante anche ricordare che ritornare a suonare
la musica. Ecco, tu sei un volto già conosciuto anche per i nostri radioascoltatori, perché hai collaborato già con noi, sei stato insomma nelle nostre trasmissioni. Ecco, quindi vorrei aprire questo piccolo capitolo, insomma, se ci racconti anche di più sulla Christian Music oggi in Italia e nella diocesi di Roma. Sì, io ho sempre avuto il pallino della musica, ma è perché anche la mia fede, insomma, è sempre passata anche attraverso questo canale, e soprattutto quello della canzone, perché è una sintesi, insomma, no? È un qualcosa che mette insieme il cuore e la mente, il pensiero e l'emozione, e quindi è un po' come la fede, insomma, che non è soltanto una cosa razionale, ma nemmeno solo una cosa emotiva, le fa incontrare, diciamo, da una completezza, un'interezza alla persona. E quindi ho sempre anche amato, insomma, sia scrivere canzoni, sia pensare che si può parlare di Dio in maniera molto efficace usando questo tipo di linguaggio nel proprio tempo e nel proprio contesto. E oggi come oggi la musica cristiana in Italia resta sempre così una cosa che parla alle persone che può raggiungere e che di volta in volta ha bisogno di quel piccolo salto di qualità per farsi prendere sul serio, che la Chiesa non dà l'idea di avere moltissima intenzione di fare, ma che in tante piccole comunità, in tante maniere, poi riemerge di volta in volta come un bisogno, come un desiderio e come uno scambio. Adesso come adesso ci sono varie band che riescono a fare un bel lavoro, anche fatto in maniera più che presentabile, diciamo, anche sul mercato. Ma certamente quelle volte che anche come pastorale giovanile ci rivolgiamo più al mercato in sé, dove ci interessano soltanto dei messaggi magari carini, positivi, di persone più o meno però credibili, e dove magari non necessariamente c'è una storia dietro e necessariamente uno spessore, rischiamo anche noi di affidarci più al personaggio che non al fatto di evangelizzare sul serio, e quindi prima di tutto di essere persone. Il mercato ha questo piccolo meccanismo che secondo me va un po' scardinato, riuscendo a mettere al centro la vita vera e l'impegno vero. Ci sono alcuni gruppi che riescono anche a fare questo, ad emergere anche da questo punto di vista, ma poi di volta in volta si va più su quello invece che riceve l'applauso così semplicemente perché è già girato in televisione, è già girato in radio, che è il modo normale di intendere lo spettacolo nei nostri tempi, ma che rischia di non portare da nessuna parte e di levare proprio il centro del anche dal nostro portare la musica verso i giovani, insomma, a livello di pastorale giovanile e di progetto, insomma. Quindi secondo me ci vorrebbe una maggiore ricerca di unità e di autenticità, però vedo tante persone che dal basso, diciamo così, vanno in questa direzione, e questo dà sempre molta speranza, insomma, ecco. Beh, anche noi nel nostro piccolo, come sai, abbiamo certo tentato, no, di farlo. Tu eri nella giuria, tra l'altro, della prima edizione del Sound Spirit Festival dell'anno scorso, che purtroppo, ahimè, quest'anno, causa pandemia, non si è potuto tenere, proprio era in questi giorni, grazie al Villaggio per la Terra, così come Cantatemi con Arte, insomma, rimane ancora un po' sospeso, proprio perché questa pandemia, insomma, sta un po' bloccando tutto. Mm-hmm. Però ecco, sicuramente anche la nostra radio, come sai, sta cercando di portare avanti proprio l'importanza della musica nell'evangelizzazione, quindi della Christian Music e anche di tanti stili, no, che ci sono all'interno della Christian Music. Certo, è così. Diciamo che importante riuscire a distinguere tra il nome che attira le persone e il poter lavorare perché nascano dei nomi che attirano le persone. Il secondo modo non va in cerca dell'immediatezza del successo, ma fa un progetto. Il primo può di volta in volta sporadicamente portare dei risultati, ma poi il giorno dopo sei lì di nuovo che non sai da che parte camminare. Quindi tutto quello che cerca un progetto, secondo me,
funzionare perché oggi c'è tanta fretta. Speriamo che almeno questo periodo ci abbia insegnato a non agire soltanto per fretta e per immediatezza, insomma, sarebbe già un notevole passo in avanti per molti. Senti, prima di salutarci, quali sono i tuoi programmi musicali dopo il tuo ultimo CD che era Gommone verso il cielo? Che adesso non mi ricordo quando è uscito, ricordati? Neanche io, ma penso ma più o meno nel 15, 2015, perché Ecco, ormai ho già da un po' di un anni. CD in ballo da tanto tempo, ma poi col fatto che gli impegni pastorali sono un po' aumentati e che i miei riferimenti tecnici sono in altre città, la cosa si è fatta un po' lunghetta. Attualmente le mie performance musicali me le faccio sulla mia pagina personale di Facebook, e siamo lì 100-200 persone tutte le sere. Ma è un cantare quasi attorno al falò, insomma, tra amici. Però vedo che per tanti è un appuntamento fisso, perché è così, è un modo di condividere e di cercare quella gioia che ci abbiamo ancora dentro, anche adesso, insomma, e magari appoggiandoci a cose che ci fanno venire in mente altre situazioni e altri punti di riferimento, si risveglia più facilmente. Poi, per il resto, diciamo che prima devo almeno superare questo momento di cambio di ruolo, diciamo, per poi ripartire in questa direzione. Adesso, ultimamente, c'è un gruppo di clown per cui avevo scritto una canzone, che hanno pubblicato un video con loro, insomma, che animano questa canzone. Quello è un video bellissimo, che sta un po' girando su internet. Altre cose che spero di fare sono soprattutto in questa direzione qua, dell'unire la musica e i filmati, perché oggi è sempre più necessario, diciamo. Però, sai, sono quelle cose che hanno bisogno di budget, altrimenti ti appoggi Certo. sempre a persone bravissime e volonterosissime, che il giorno dopo gli arriva una telefonata e spariscono per 3 mesi, perché quel tipo di mestiere lì è fatto così, insomma, se uno vuole campare, diciamo. Quindi, un po' alla volta si Sappiamo cammina. benissimo e comunque sì, immagino che anche adesso, come dici, insomma, sei diventato parroco, hai molti più impegni, quindi insomma, però è importante che continui a esprimere attraverso la tua musica quello che provi, ecco, e quindi questa è una cosa molto importante. Sì, anche Senti. nelle mie messe sul tetto, comunque, mi faccio anche da coro, diciamo così, e quindi al momento le mie performance sono anche quelle Seguono. musicali nella celebrazione. Insomma, sarebbe più bello che ci fosse un coro vero, ma la gente mostra di accontentarsi, e anche quello è un modo per dare coraggio, insomma. E noi lo speriamo, Padre Raf, che finita questa pandemia si potrà tornare, diciamo, a una parvenza di normalità anche dal punto di vista, insomma, della vita liturgica, della vita pastorale all'interno appunto Sì. delle nostre comunità. Noi ti ringraziamo, sappiamo che sei super indaffarato, per cui grazie ancora per averci donato un po' del tuo tempo per fare questa chiacchierata insieme a noi. Grazie, grazie a voi, e saluto a tutti quanti a casa, e forza che Gesù entra anche a porte chiuse per gli apostoli, per cui non c'è problema per nessuno se vuole incontrare lui, il resto verrà di conseguenza. Ciao a E tutti. noi speriamo, insomma, di proseguire nelle nostre conversazioni e grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.